diciamo, a temperature glaciali con la tua Inter. Detto ciò, Eh sì, però siccome siamo a marzo, vedrai che poi migliora la temperatura, non dici, preoccuparti. Sì, ma mi sì, sì. sembra che avete mollato questa sconfitta col Bologna, mi sembra proprio una bandiera bianca. Detto ciò, e tornando a noi, sì, le mani forti non hanno un atteggiamento assolutamente passivo da inizio anno. Devo dire, se posso aggiungere qualcosa sui vostri commenti di apertura, Prego. è un mercato particolare perché se noi guardiamo il pattern settimanale, no, del nostro indice FTSE MIB, non so se sono in condivisione, ma se vuoi lo mostro perché è abbastanza emblematico. Vedete il Certo. mio? Ok. Allora, quando tu guardi su un grafico settimanale del FTSE MIB la presenza di un pattern del genere, che è un engulfing bearish, no? Quindi qual è la dinamica? Cioè un'apertura forte e poi una chiusura sotto i minimi della settimana precedente. Tipicamente, anche diciamo, chi non è così avvezzo all'analisi tecnica, insomma, evidenzia una dinamica di inversione, no? Un mercato che quando fa sui massimi questa configurazione, soprattutto quando lo fa su un grafico weekly, sostanzialmente diciamo, ha una certa valenza ribassista. E invece poi che cosa si è visto? Non so se ne avete parlato, ma è stato veramente clamoroso quello che è successo, ad esempio, su UniCredit venerdì in asta, che il titolo era tranquillo, su una giornata negativa, reggeva. Ma a un certo punto in asta è passato una quantità che non ho mai visto in vita mia, tipo il 3% del flottante, una cosa Scusa, di pazzesca. cosa stai E parlando? UniCredit in asta Ah, venerdì, ok. non so Sì. se No, l'avete visto voi, non so se ne avete non parlato abbiamo ieri. parlato. Ah, ok, comunque insomma ve la faccio breve, in asta di chiusura, venerdì sono arrivati a una quantità di ordini su UniCredit che non ho visto. Se volete lo faccio vedere. Beh, chiaramente sul grafico si vede solo il dato puntuale No, finale. puoi vedere il grafico intraday. Aspetta, te lo cerco io. Non ti preoccupare, Ok, tu vai avanti perfetto. e io lo cerco, lo Va faccio bene, vedere. morale a favola, due segnali contraddittori, no? Cioè su weekly vedi l'inversione, ma poi vedi che in chiusura arrivano queste botte terribili su, cioè questi acquisti fatti ingiustificati e quant'altro, e sicuramente c'è stato qualcosa di molto, insomma, non sicuramente frequente. Quindi sei portato, guardando il grafico weekly, a dire, vabbè, stavolta volta buona, dopo 2 mesi di salita si scende, però ieri magicamente pronti via, short, subito ricoperto lo short. Non so se hai visto, la peculiarità di ieri è stata che tutti i titoli del FTSE MIB hanno aperto tutti positivi. Che Sì. cosa vuol dire? Quando aprono tutti i positivi, che vuol dire? Che non c'è l'acquisto selettivo, cioè mi piace questo settore, questo titolo che venerdì esce se lo compro, ma c'è l'acquisto a benchmark, cioè arrivano probabilmente da fuori degli ordini che ricoprono tutto il mercato. Quando vedi 40 titoli positivi, sostanzialmente è così. Tra l'altro, ieri hanno chiuso anche tutti i positivi tranne Saipem per ovvie ragioni. Tra l'altro, oggi Saipem la stavo seguendo con attenzione perché ha dato i risultati e come si vede il grafico sta sparando forte, quindi alla storia di giornata insieme a MPS, su cui non so se ne avete parlato prima, Max ha venduto la sua quota, però la buona notizia è che tornerà nel paniere FTSE MIB 40 dalla prossima revisione e probabilmente uscirà Buzzi. Detto ciò, insomma, la cosa è ambigua, nel senso che non si riesce bene, almeno io non riesco bene a trovare dei riferimenti, perché sono talvolta contraddittori. Le mani forti, per andare al punto, invece hanno un atteggiamento passivo. Ti mostro quelli che sono stati gli ultimi movimenti che di fatto non ci sono stati. Vedi, l'ultima rilevazione, una micro variazione sui VEGO quasi irrilevante, e i giorni prima più o meno lo stesso andazzo. Cioè le mani forti sono totalmente ferme, non prendono iniziative se non iniziative di chiudere le posizioni. Qui si vede la chiusura di giovedì delle posizioni short su Moncler e Agathos. Tra l'altro ricordo, attenzione a Moncler che oggi pubblica i risultati e quindi forse questa chiusura di uno short potrebbe essere, come dire, una previsione di risultati migliori rispetto alle aspettative. E poi per il resto vi sto scorrendo il day by day, pochissimo, cioè pochissima attività e minimo storico del nostro indicatore Net Short Index, che sta a 24,96, per la prima volta va sotto 25, e
E ancora una volta le posizioni nette corte che si riducono a solo 21 titoli che sono oggetto di uno short rilevante superiore allo 0,5 del capitale. Anche i protagonisti di questo short si accorciano sempre e sono passata alla schermata di chi sono i player che stanno shortando, che in questo momento sono solo 21, che ancora una volta è un minimo. Ricordo che in tempi anche abbastanza recenti c'erano più di 45 istituzionali che shortavano. In questo momento il più attivo sul lato short è JP Morgan Asset Management con tre posizioni short su Esprit, Seco e Datalogic, e anche questo è emblematico di un'aggressività relativa, nel senso che se tu vai a shortare Intesa, Enel, mi preoccupo, nel senso che stai scommettendo, stai puntando al cuore del listino italiano, se con tutto il rispetto shorti Esprinet, Seco e Datalogic, evidentemente ti stai concentrando non sul mercato ma su delle singole storie, e questo è ancora una volta emblematico di mani forti pigre, cioè che non aggrediscono il mercato italiano, ma in verità anche a livello europeo sono abbastanza passive. Però diciamo c'è una certa reticenza a shortare l'Italia, quindi dall'analisi delle PNC direi che non c'è voglia di shortare il mercato italiano, almeno per ora. Detto ciò, è un attimo che si cambia idea, abbiamo visto come fra 2022 e 2023, cioè il capodanno è stato, come dire, salvifico, no? Per gli acquirenti che Certo. hanno, come dire, cominciato a comprare come dannati quello che vendevano come dannati la settimana prima, e quindi consiglio e caldeggio di monitorare questo indicatore, che secondo me è un ottimo anticipatore per capire se il vento inizia a cambiare o piuttosto rimaniamo, diciamo, col vento in poppa come siamo adesso. Assolutamente. Allora, guarda, io vorrei far vedere un paio di cose e fornire una mia, come dire, piccola opinione, che poi possiamo discutere insieme anche con te, anche con Eugenio. Allora, torno al grafico, faccio vedere. Io su UniCredit, non riesco. Importante, questi sono daily, il FTSE è sempre lì, cioè siamo lassù, però non stiamo più salendo come prima. Se andiamo a vedere l'Eurostoxx, sta succedendo la stessa. Di gennaio a un contesto che era Loro stanno iniziando a salire, però noi non lo vediamo perché diciamo si devono palesare solo sopra lo 0,5. Detto ciò, quindi lo short ai numeri che abbiamo attuali non monta. La cosa che mi sorprende è che in condizioni normali il mercato non dovrebbe salire così tanto, soprattutto perché il mercato storicamente è sempre stato molto impattato dalle vicende geopolitiche. Cioè, se ricordi, Davide, in condizioni normali, per molto meno il mercato andava molto giù, nel senso che diciamo, la situazione geopolitica è veramente molto tesa. Nonostante tutti noi, anche sui media, non viene dato molto risalto a questo, sembra che la Russia sia pronta a una nuova offensiva, ha ammassato molte truppe ai confini, la Cina sta prendendo posizioni certamente non molto pro pace, almeno nella sostanza, e gli Stati Uniti sembra che abbiano una sorta di interesse a proseguire. Quindi scenari geopolitici così tossici solitamente intossicano anche i mercati, che invece si fanno, è come se ignorassero tutto ciò, ma insomma, prima o poi probabilmente dovremmo tornare con i piedi per terra. Quindi è un mercato che si fatica a shortare, in verità, perché il lato retail, che poi secondo me è quello che noi dobbiamo fare, facciamo un po' fatica a shortare perché è forte, che però facciamo anche fatica a comprare, perché poi tu su questi livelli qua dici, vedete che sono l'ultimo fesso che compro e mi arriva lo storno in faccia. Ma sai Pietro, devo dirti che secondo me questo è uno di quei mercati che conviene più di altri lasciar perdere. Io ti dico quello che sto facendo, Davide, lasciar perdere purtroppo non sono capace, perché rimanendo 10 ore attaccato a tutti questi monitor mi prudono le mani, ma mi sono sempre, insomma, io sono un po' così, devo cliccare. E io quello che sto facendo è limitare quasi tutto all'intraday, nel senso che mi sfrutto i movimenti, Esattamente. poi affronto liquido il giorno successivo.
e Amen, perché sarei tentato ad andare più short. In verità, mercoledì scorso ho aperto una posizione short su Fib, che in questo momento, diciamo, per il momento è ancora in guadagno e quant'altro, però l'ho un po' smontata perché ieri sono rimasto un po' sorpreso dal rialzo. Quindi qualcosina short ce l'ho, però tendenzialmente tendo a chiudere quasi tutto a fine giornata, e la chiudo qua. Perché poi devo dire, fra l'altro, ci sono delle opportunità sulle azioni italiane abbastanza singole, nel senso che bisogna avere la capacità di andare a trovare la singola storia, Certo, che è volatile oggi. e ti dico questa cosa, Pietro, non solo è verissimo, tu sai perfettamente che io ho creato un software che si chiama TV Book apposta per questo, cioè per andarmi a cercare le singole storie sui singoli titoli durante la giornata. Devo dirti che tu mi hai un po' rubato le parole di bocca perché la conclusione mia di tutto questo, ma è assolutamente condivisa con te, è che io, diciamo, avendo fatto quell'operazione su Eni, che ho chiuso per fortuna, proprio a un pelucco, diciamo così, dal forte ribasso, seppur in perdita, diciamo che ora faccio solo intraday e continuerò a fare intraday e vi dirò se tornerò ad agire in qualcosa di diverso, quindi in swing o multiday, come lo vogliamo chiamare, overnight, come lo vogliamo dire. Perché in questo momento io vedo che il mercato è incerto, il mercato non ha una direzione chiara e mi sembra di leggere esattamente quello che ho condiviso sin qui. E devo dirvi che qualcuno ha scritto prima giustamente, sì, ma sti soldi da qualche parte, poi qualcuno li metterà, certo, ma quando tu hai le fiche in mano, puoi decidere se la mano del momento è quella buona oppure aspettare un po'. E io credo che il prossimo giro potrebbe essere sui bonds, cioè ci potrebbe essere, visto che ci sono un po' di timori generalizzati, figli di tante cose, che potrebbero far accendere la lampadina risk-off più che quella risk-on nuovamente. Ebbene, io ho la sensazione che il prossimo giro possa essere sui bonds, ma bisogna che i bonds arrivino a pagare più interessi. Per questo, come diceva Eugenio prima, è assai probabile che oggi ci siano alcune forze tipiche del mercato, quali fondi più speculativi o cose del genere, che premano un po' verso il basso per andare a vedere dove sta la BCE, perché la BCE c'è ancora in acquisto. Ma io voglio vedere dove sta, dice il fondo. Allora vado un po' giù, vado un po' giù e mi accorgo che sul bond non c'è, allora vado a scavare ancora sotto. State tranquilli che quando i rendimenti arriveranno a quei livelli dove tutti quelli che stanno facendo cash si troveranno d'accordo nel dire che quello è un rendimento opportuno, boom, faranno così. Il rendimento scenderà, i volumi saliranno, gli obbligazionari torneranno a salire. Quello sarà il momento che ci dirà che si è accesa formalmente la lampadina risk-off, che poi significa più obbligazioni, meno azioni, detto proprio banale banale, ma credo che per questo ci vorrà ancora un po' di tempo. Guarda Davide, se posso concludere, l'unico Sì. mercato che vedo molto sbilanciato in questo momento, in cui la domanda prevale molto sull'offerta, è il mercato della stoffa azzurra qui a Napoli. Ti garantisco che trovare una stoffa azzurra, una bandiera, i prezzi stanno crescendo in maniera esponenziale. Quindi tu mi Quindi stai dicendo che c'è penuria di stoffa azzurra, è così? assolutamente sì, non se Ok, ne allora ti parla. saluto con un consiglio, un po' di Vai. No, nero, nera azzurra favolosa. Ciao anche no. Pietro. Ciao, buona giornata a voi, Hai grazie. perso, mi spiace. Ciao, ciao. Ciao, ciao, ciao.